Niente, volevo, allora io mi chiamo Silvana Cesani, sono di Lodi e sono iscritta a questo gruppo di lavoro con l'associazione Lodi Comune Solidale, che è un'associazione che opera in città su vari temi, ma in modo particolare da tempo stiamo lavorando con Medicina Democratica sulla questione della salute. In particolare abbiamo seguito tutta la questione della riforma sanità, la riforma dei malati cronici in Regione Lombardia. Vabbè, io poi per tantissimi anni professionalmente, poi anche per un'esperienza amministrativa, mi sono occupata di politiche sociali di welfare territoriale. Fulvio mi aveva detto di provare a inquadrare il tema di stasera. Mi sentite? Mi Sì, sentite? sì, Sì. Di sì. inquadrare il tema. Vedo che Enrico Bosani dice che non sente. È lo stesso problema Ok. che avevo io. Deve andare su mute. Allora inquadro il tema. No, faccio una prova, mi sentite? Sì, Enrico. Però vedo muovere le labbra, ma non. Importanti erano le stesse della fase 1, in questo caso per avventori che non rispettano le distanze, gestori di locali. Buon senso per loro, anche perché nella crisi federalista delle. Dibattito. Allora, la cosa che mi viene da dire è che ieri sera abbiamo fatto il gruppo di lavoro sulla proposta di legge di iniziativa popolare. E alla fine ci siamo detti che il tema di stasera è strettamente interconnesso con la questione della riforma, della scrittura di una legge di iniziativa popolare, che quindi i due gruppi devono lavorare in maniera intersettoriale insieme, insomma, che sono assolutamente da tenere insieme. Provo a dire che cosa significa, come possiamo procedere, insomma, dare degli spunti per procedere nella discussione. L'esperienza del Covid ha messo in evidenza la necessità di tornare indietro rispetto a quello che è l'orientamento prevalente sia a livello nazionale e soprattutto in alcune regioni, che è quello di fare in modo che la sanità sia più prettamente ospedalocentrica piuttosto che territoriale. Tutti i servizi territoriali sono stati messi in discussione nel corso degli anni, soprattutto il ruolo del medico di medicina generale e tutti i servizi di contorno, prevenzione, eccetera, a scapito appunto, cioè a favore dell'elezione dell'ospedale, dell'impostazione ospedalocentrica. Noi dobbiamo, soprattutto in Lombardia, lo insegna, ritornare a fare in modo che la medicina, la salute dei cittadini siano orientate dal punto di vista della presa in carico e della tutela della salute dal punto di vista territoriale. Allora, ho preso spunto da quello che è l'esperienza di medicina democratica pluriennale. Medicina democratica per tanto tempo ha lavorato attorno alla definizione del modello della casa della salute e negli anni 2000, in particolare nell'anno 2003, ha fatto un lavoro assolutamente importante con quello che allora era l'assessore regionale Bruno Benigni della Toscana per l'avvio di alcune esperienze della Casa della Salute. Che cos'è la Casa della Salute? Io non so, lo sintetizzo perché magari così partiamo in maniera omogenea con le conoscenze da parte di tutti. La Casa della Salute è una proposta datata. Il primo che ne ha parlato è stato Giulio Maccacaro nel 1972. E lui la vedeva come una struttura elementare dell'allora unità sanitaria locale. La Casa della Salute, Maccacaro la vedeva come un'entità fisica, concreta, un edificio di carattere pubblico, quindi assolutamente gestita dal pubblico,
che doveva integrare i servizi e le varie attività di carattere sanitario, ma soprattutto veniva pensata come luogo della sociale. Una partecipazione che nelle intenzioni appunto di Marco Caro e di chi ha pensato, ha lavorato attorno alla proposta del risanamento collettivo delle scelte sanitarie. Scusate, ma è caduta una roba. Delle scelte sanitarie dentro un orizzonte di prospettiva di salute e non di sanità. Tra l'altro questa cosa, la prospettiva di salute, è ben dichiarata nella nostra Carta Costituzionale come diritto della persona e come diritto interesse della collettività. Al momento della loro istituzione, in Regione Toscana, le case della salute si configuravano come il nodo di una rete integrata ed omogenea di servizi sanitari e sociosanitari. Un luogo dove si stabilivano delle interdipendenze, si sviluppavano sinergie, si realizzava la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. Un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientavano verso una cultura diversa, che era quella di andare verso la persona, verso il territorio, e non stare in attesa come è l'impostazione attuale dei nostri servizi, soprattutto in Regione Lombardia. Tu sei un paziente, sei tu che vai al servizio, non è il servizio che in maniera proattiva va verso il paziente, va verso il territorio. Elementi centrali contenuti nella proposta della Casa Salute definiscono la Casa della Salute come luogo della ricomposizione delle cure primarie, il luogo che si fa garante della continuità assistenziale, luogo in cui si attività di prevenzione e analisi epidemiologica, ed è il luogo